Allora, ultima sera a Pesaro, prima della partenza per Carpi con Giacomo Ridolfi e Alberto Torelli. Siamo qui assieme ospiti dei ragazzi degli Ultras, dei Vis Boys, del ex Vis Boys, della guardia, vecchia guardia. E quindi volevamo fare solo due domande, diciamo, come vi sentite alla vigilia della partenza? Sì, io per me sicuramente carico. Sappiamo che comunque ci aspetta una preparazione lunga, dura, faticosa, però è quello che abbiamo ricercato da quando abbiamo iniziato a giocare a calcio, quindi adesso che abbiamo la possibilità sta a noi giocarcela e tireremo fuori tutte le nostre armi migliori per provare a convincere chi di dovere che vogliamo fare quella sera, vogliamo stare in certi palcoscenici. Poi sarà quel che sarà, ma sicuramente ce la metteremo tutta. Alberto. Io sono parecchio teso già da oggi e niente, appunto, voglio stare in questi palcoscenici, è quello che ho voluto fare da bambino e quindi appunto ce la metteremo tutta. Ripercorrendo la vostra carriera, diciamo, giovanile, tutto, che pensieri vi vengono in mente dai primi calci che avete tirato, ai primi campi che avete frequentato, sia te, sia Alberto, insomma, sia Giacomo, avete frequentato anche la Breccia, come si suol dire. Adesso siete alla vigilia di una preparazione con una squadra di Serie B. Secondo me è un bene che siamo venuti un po' da questi campi, da queste situazioni. Noi possiamo dire veramente di avere anche calcato i campi, il peggio forse, se ripenso alle prime partite che ho fatto, però adesso che sei qui comunque sai che raccogli i frutti di ormai 14 anni di lavoro, perché è anche di più, perché ho iniziato a giocare a calcio a 4 anni. Sono quasi 16 anni e adesso finalmente quello che guardavi in televisione, la possibilità ce l'hai te, e quindi sta a noi riuscire a tirar fuori quello che sappiamo fare, e sicuramente il fatto di venire da certe situazioni può essere solo un aiuto in più per fare meglio. Aldi. Ha detto tutto il campo. È lo stesso pensiero, appunto, che comunque anche è un bene sicuramente, che siamo partiti da squadre non, diciamo, di Serie A, da primavera, così, appunto, perché sappiamo che cos'è comunque il sudare, la fatica, appunto. Magari loro può sembrare tutto più semplice partire dalla primavera. Ho avuto la fortuna di vivere con voi momenti nelle giovanili più entusiasmanti. Giacomo purtroppo non poté partecipare a quella finale perché aveva la gamba infortunata, giusto? La finale giovanissimi parlo, sì. Mentre Alberto ha giocato la finale allievi, in cui ero presente in entrambe le cose come dirigente della Vis, come accompagnatore. Che ricordi avete di quelle due serate speciali? Io ho un gran ricordo, che poi mi sembra che ho anche segnato, che ha fatto gol, sì. E appunto, no, una grande emozione, appunto, era l'incoronamento di un anno stupendo con Daniele Conti, un grande mister anche lui, e niente, appunto, è stata una giornata stupenda. Io di quella, insomma, non belli e brutti ricordi, perché mi ricordo che quando disse la formazione il mister Clementoni, Giorgio, e io ero fuori, non l'ha presi benissimo, mi mise anche a piangere. Però poi quella è stata, abbiamo vinto il titolo regionale ed è stata sicuramente una gran gioia, ma io ricordo con gran piacere anche gli altri anni, insomma, i tornei estivi dove si giocava quasi ogni sera, dove siamo andati a Cesenatico, siamo andati a Cucurano, anche quelli ancora più vecchi, però tutti bellissimi ricordi dove siamo sempre stati una gran squadra e abbiamo veramente, veramente vinto tanto. Lasciate a Pesaro tanti compagni, tanti amici, soprattutto le famiglie. La fortuna è che, ecco, non andate, insomma, a Carpi, c'è gente che va in Australia per cercare un lavoro, voi bene o male a Carpi sono poco più di 200 km, quindi cosa pensate di questo distacco? Anche se te, Giacomo, l'hai già vissuto un distacco, perché eri andato a Rimini, no, a giocare, quindi in quegli anni, ecco, però adesso è un distacco abbastanza
più grosso. Sì, chiaro, a Rimini non è stato un grande stacco, perché poi comunque tornavo a casa alla finito l'allenamento. Qui si parla proprio di un vero distacco, perché potrebbe essere un trasferimento definitivo andando a stare là, però c'è la consapevolezza che se si vuole fare i giocatori bisogna passare attraverso queste situazioni. Magari all'inizio sarà difficile non avere più l'abitudine della casa, della famiglia, delle proprie, diciamo, abitudini giornaliere, però secondo me è il meno, dai, poi abbiamo 20 anni, voglio dire, ci adatteremo e troveremo sicuramente un modo per stare bene lo stesso. Io sono felice appunto di iniziare comunque a vivere da solo, senza l'aiuto dei miei genitori, senza niente, e appunto è un passo che facciamo in avanti, è una maturazione che abbiamo, e quindi sono felice. Questo momento si dice sempre un ricordo, diciamo, degli allenatori che avete avuto, no? Diciamo qualche aneddoto particolare, qualche allenatore che vi ricordate più di altri. Io appunto ho citato prima Daniele Conti, che secondo me è stato uno dei miei mister fondamentali, che mi ha aiutato molto a crescere. Io una menzione a Beppe Angelini, perché è stato il mio primo allenatore alla Vispesaro ed è un amico tutt'oggi, mi ricordo, ho buonissimi ricordi. Che fra l'altro ritorna alla Vis quest'anno. Alla Vis, e gli auguro grandi cose. E poi, io li citerei tutti, perché ognuno mi ha dato qualcosa, Davide Clementoni, Giorgio, e il mister Pazzaglia, che mi ha fatto debuttare diciamo, nel calcio dei grandi. E però forse Peppe Maggi, diciamo, un qualcosa in più, perché come ho detto in qualche intervista precedente, se adesso sono qui che sono a raccontare di questo salto, lo devo sicuramente molto per merito mio, ma non mi dimenticherò mai che le parole di Peppe quando mi disse nei primi momenti di difficoltà, diciamo, alla Vispesaro, di stai tranquillo che tu sei libero di sbagliare, quindi non aver paura, hai 18, 19, 20 anni, puoi sbagliare e stai sereno. E a me queste parole mi hanno dato la tranquillità per poi fare questi 2 anni di Serie D a buon livello, e quindi anche tutti gli altri ricordi che però porterò con me. Un saluto da parte di entrambi a tifosi e la città di Pesaro. Saluta. Salutiamo tutti i ragazzi che ci hanno sostenuto. Un arrivederci a presto, visto che è andato in ritiro Urbino, sì, quindi sì, ci sarà occasione per vedervi all'opera subito. Veramente fantastici, hanno scritto anche che vogliono venire a seguirci a Urbino, qualche ritiro. Sicuramente noi da Carpi, o dove sarà, saremo i primi tifosi della Vispesaro, sarà il primo risultato che guarderemo la domenica finita la partita. Rimarremo in contatto e sappiamo comunque che siamo rimasti nei loro cuori come loro sono rimasti nei nostri. Grazie per i bei momenti che mi avete fatto vivere, dalle giovanili alla Serie D. Vi lascio ai vostri tifosi, godetevi questa serata, in bocca al lupo ragazzi. Grazie.